Gli amori, quelli belli, nascono d'estate, ma solo quelli veri si consolidano in inverno. Casa del Costume vi aspetta per scoprire le collezioni invernali e vi auguro una buona giornata. Buongiorno da Giulia Mancinelli. La Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta meteo per vento valida per tutta la giornata di oggi. Sono previsti venti forti fino a burrasca, le raffiche più intense sono previste nelle zone collinari. È stato interamente dedicato alla situazione in cui versano le imprese ad un anno dall'alluvione del 2022 il Comitato Territoriale di Senigallia di Confartigianato, al quale hanno preso parte anche i vertici della Regione Marche. Sul tema degli indennizi, il vice commissario all'emergenza Babini ha confermato la proroga al 31 dicembre per la presentazione delle domande di risarcimento. Subito dopo ci saranno altri 55 giorni di tempo per l'istruttoria delle stesse. Alain Ducasse ha scelto la Madonnina del Pescatore per una cena stellata. Il guru della cucina francese internazionale ha fatto tappa a Senigallia per cenare da Moreno Cedroni. Ducasse è un vero gota dell'alta ristorazione. Oltre ad essere stato l'unico chef ad aver avuto 3 ristoranti con 3 stelle Michelin contemporaneamente, è a capo di un gruppo che controlla 20 ristoranti in tutto il mondo e collabora con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo dei cibi più adatti agli astronauti. Si chiamano centri nevralgici di rigenerazione espressiva ed è il progetto della durata di 10 mesi finanziato dal bando Interscambi che coinvolgerà i giovani della provincia di Ancona tra i 14 e i 35 anni. I ragazzi saranno impegnati in laboratori dedicati all'arte, alla danza e al movimento, allo sviluppo della creatività in ogni sua forma, dal teatro alla ricerca nel territorio. Il comune di Castellone di Suasa apre sport nei parchi ed entra nella palestra a cielo aperto di sport e salute. Il progetto è promosso insieme ad ANCI al comune di Castellone e sarà presentato alla cittadinanza domani alle 22 presso l'area attrezzata del parco Il Boschetto in via Diaz. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.